Bentornati Divine Divine sul mio canale. Oggi ci occupiamo della lettura, di una stesa, insomma, delle energie della settimana entrante dal 5 all'11 di settembre. Quindi chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie di maschile e femminile, ovviamente non separati, ma diciamo individuiamo le varie energie per questa settimana dal 5 all'11 di settembre. Come sempre vi invito a mettere mi piace al mio video, chi ancora non mi segue può cliccare sul pulsantino per seguire e essere aggiornato su tutti i video che sto per pubblicare, e chi vuole ovviamente sostenere il canale e quindi darmi un'energia di rimando su quello che io diciamo comunico a voi, se lo trovate appunto piacevole o utile, può dare diciamo una libera donazione all'indirizzo PayPal che trovate nel box informazioni. Se invece volete proprio approfondire sia astrologicamente sia attraverso oracoli e tarocchi la vostra situazione personale, andando proprio nei particolari, andando a vedere le energie, come si evolvono, quali sono i vostri blocchi, qual è diciamo l'energia del vostro viaggio, può contattarmi alla mail che trovate appunto sempre nel box informazioni. Allora, andiamo a vedere un attimo che cosa ci dicono gli angeli riguardo alla settimana entrante. Lei, diciamo non è una stesa lui lei, è una stesa proprio più diretta per le fiamme gemelle, poi faremo anche una stesa lui lei più generale. Allora, adesso energie della settimana, andiamo a vedere diciamo il maschile, situazione attuale, energie in atto ed evoluzione, femminile, situazione attuale, energie in atto ed evoluzione. Allora, vediamo un po' se riusciamo. Sì, facciamo così, vediamo un pochettino, si vedano un po' di più. Qua mettiamole quelle al centro. E poi cercherò di farvele vedere ovviamente il meglio possibile. Allora, andiamo a vedere. Situazione attuale, lui, lei, maschile e femminile. Evoluzione. Vediamo che cosa ci dicono gli angeli relativamente alla settimana dal 5 all'11, ovviamente senza troppa rigidità di tempo, quindi attenzione, non fissiamoci troppo su, potrebbe già essere in atto questa situazione che già ci viene mostrata per la prossima settimana, proprio perché le energie non sono inscatolabili, quindi potrebbe essere benissimo già in atto qualche cosa che invece appunto viene fuori da questa lettura della prossima settimana, oppure potrebbe protrarsi per ancora dei giorni successivamente, anche delle settimane, perché tenete conto che le energie che vengono fuori non è che si esauriscono all'interno della settimana, magari cominciano proprio a espandersi energeticamente, poi comunque si protraggono a volte anche per dei mesi. Quindi non siamo troppo rigidi nel leggere queste energie, ma accogliamole proprio animicamente, in modo da poterne trarre il maggior beneficio animico, ovviamente. Blocchi. Abbiamo visto tantissime situazioni abbastanza estreme, quindi abbiamo visto situazioni tra fiamme o comunque coppie che si lasciano in separazione, diciamo sono in separazione, coppie karmiche che finiscono, allora il coppie karmiche, diciamo quando hanno esaurito il loro scopo, è stata imparata la lezione, si separano, quindi la situazione finisce perché il nodo è sciolto. Per quanto riguarda invece le fiamme gemelle, invece ci potrebbe essere magari delle separazioni e esplodono delle situazioni, diciamo anche emotive forti, proprio perché siamo a un punto di svolta, come abbiamo detto, tanti si sono riuniti, uniti o riuniti, tanti invece arrivano alla riunione, all'unione attraverso ancora una separazione. Quindi attenzione che le energie non sono casuali, quelle che stanno venendo fuori in questo periodo, proprio perché ci sono tantissime situazioni astrologiche importantissime, fortissime e intensissime, quindi vanno veramente accolte con la massima adattabilità e accoglienza, è proprio un femminile che sa leggere le cose proprio con gli occhi dell'anima e non con gli occhi della mente.
Questo non mi stancherò mai di dirlo. Vediamo un po'. Eccola qua, è saltata via. Vediamo un po'. E qua prendiamo questa. Allora, andiamo a vedere che cosa ci dicono. Settimana entrante il maschile. Oh, mamma mia, sì, qua c'è il richiamo animico, ah, certo. Allora, qua c'è proprio un senso di il maschile sta raccogliendo, diciamo, i frutti di quello che è il suo cambiamento incredibile, maturazione del maschile. Caos e contrasto, qua abbiamo visto che c'è la raccolta di tutto il lavoro fatto, dell'illuminazione, della consapevolezza, attraverso ancora situazioni di contrasto che portano però all'unione, proprio perché c'è la manifestazione dei mondi superiori. E quindi che spingono il maschile ad accogliere e a maturare, quindi portare a compimento tutto quello che ascolta. E quindi c'è proprio il senso di andare verso l'unione, andando a far fiorire e raccogliere i frutti. Attenzione, qua ci sta dicendo il maschile sta portando a compimento il suo viaggio, è un maschile maturo, un maschile forte che ascolta i mondi superiori e li mette in pratica per portare frutto e per portare unione. Ovviamente potrebbe anche ancora creare qualche tensione, perché non è, allora diciamo, ha già fatto un lavoro incredibile, non è perfetto, ma questo lo accogliamo, non c'è nessun problema, possono essere ancora appunto dei contrasti, ma attenzione che questi contrasti, come dicevo, potrebbe esserci delle separazioni, delle incomprensioni, delle situazioni di tensione, caos e contrasto, proprio perché si è orientati proprio al cambiamento più definitivo. Quindi appunto, come dicevo prima, potrebbe arrivare ancora attraverso situazioni di contrasto e di separazione. C'è la consapevolezza di quello che si ascolta, che si sente, che il maschile sente dentro di sé, ed è un qualcosa ormai svincolato nel suo potere da tutto ciò che è sono le credenze e gli schemi mentali. Quindi sta andando veramente oltre dove una volta avrebbe detto siamo folli, invece adesso ci è proprio dentro, perché l'amore che prova per il suo femminile è un amore incredibile, il suo cuore è fedele, il suo cuore è immerso e pieno d'amore per il suo femminile, proprio pienamente innamorato. Quindi sta andando oltre a tutti gli schemi, proprio seguendo quello che è il cammino dell'anima, quello che sta sentendo, perché ormai è un uomo, diciamo, un maschile maturo. E sta manifestando tutto, quindi mi raccomando, attenzione, perché è in grado di muoversi e decidere e agire proprio per il manifestare tutto quello che sente, al di là di quelle che sono le convenzioni. E quindi qua c'è proprio il senso di andare a creare armonia ancora, anche qui attraverso situazioni che ancora non sa gestire perfettamente, quindi ci sono tensioni, c'è ancora un pochino, qua la stessa carta, 33, caos e contrasto, questo è preoccupazione, ci può dire in realtà sta raggiungendo ancora un po', diciamo, muovendosi in maniera ancora non troppo, come dire, esperta, perché è un qualcosa di nuovo, ma è assolutamente potente, quindi sta manifestando, magari creando ancora qualche tensione, ma tutto quello che sta manifestando è proprio un nuovo inizio, e in questo è supportato dall'energia degli antenati, quindi c'è proprio il senso dell'aiuto che arriva dall'alto. E andiamo a vedere. Eh sì, e allora manifesta la sua realtà, tutta la sua verità, quello che sente ormai non lo ferma più nessuno, lo vuole manifestare. Il maschile manifesta la sua verità a dispetto di credenze e di come dire, giudizi. E infatti sta manifestando quello che è il suo sentirsi in comunione con la sua amata, c'è equilibrio, c'è essere aiuto l'uno per l'altra a livello energetico, e lui vuole manifestare anche quello molto molto pratico, perché ormai è uno stregone, come dire, proprio è entrato nella sua magia più profonda, e quindi sta manifestando il suo potere interiore, sta manifestando la sua verità, che ormai è quella della luce del suo femminile. E quindi qua c'è veramente il senso di andare a cambiare tutte le dinamiche che prima lo disperavano, quindi tutte le preoccupazioni, porta assolutamente a cambiamento tutto quanto, e quindi sta manifestando un cambiamento incredibile, e infatti sta aprendo la via alla bellezza, all'armonia e alla pace. Quindi c'è proprio un maschile, ormai è un mago, sta manifestando la sua magia a tutti i costi, la sua verità emerge e illumina tutto, proprio perché ancora, allora, può ancora creare un pochino di disagio, proprio perché è un pochino inesperto ancora in questa situazione, ma è un maschile potentissimo, ormai maturo, e sta completamente cambiando totalmente la sua situazione, sta
totalmente tagliando tutto quello che non gli serve animicamente più e sta appunto operando una trasformazione, morte e rinascita. Allora, con delle carte del genere, questa carta mi parla di morte e rinascita. Ovviamente, fosse stata tutte carte brutte, sarebbe stata morte, come dire, boh, non ce la fa a tirarsi su, invece ce la fa, anche perché è guidato dall'alto, la scintilla di magica creazione, quella che lo sta guidando e quindi c'è proprio il senso di guidare questa trasformazione dall'alto e infatti c'è proprio il sostegno dei mondi superiori. Si parla proprio delle energie dell'universo che stanno concentrate nel sostenere questo maschile che ormai sa di essere il guardiano del suo tesoro, quindi sa che è lui che deve manifestare tutto e non c'è nessuno che possa sostituirsi a lui. Ovviamente quando io parlo di maschile, parlo anche di un maschile interiore nel femminile. Quindi attenzione che non c'è separazione, eh? Questo ci tengo a dirlo. Vediamo il femminile. Oh, beh, il femminile è innamoratissimo, sta vivendo una situazione d'amore incredibile, a livelli altissimi. Sa che è un amore dettato proprio è un amore animico, quindi siamo il senso proprio delle fiamme. Sa, è immersa in questa situazione. Ormai non c'è più dubbio, non c'è più assolutamente nessuna incertezza. Sta procedendo passo per passo secondo le regole dell'anima, quindi non sta affrettando, non sta manipolando, non sta controllando, ma è qualcosa di veramente molto, molto diretto. E sta manifestando questa bellezza a tutti i livelli, quindi c'è proprio il senso di stiamo appunto cominciando questa nuova vita e già stiamo già manifestando l'energia di questa nuova vita attraverso questo amore incredibile che è stato in grado di, attraverso la compassione, di portare a termine tutto quello che era ancora sospeso. E quindi c'è proprio ormai è ora di agire. E come dicevo, appunto, è il maschile che sa che non può più aspettare, dipende da lui manifestare la sua vita nuova e quindi è un maschile maturo che agisce per manifestare tutto. E qua il femminile ovviamente ha integrato questo maschile perché anche per lui, anche per lei c'è la magia di questa creazione. Il cambiamento sta avvenendo perché si è entrata in contatto proprio con la propria energia interiore e appunto si è passato di livello. Ormai il passato è stato superato e ormai non si è più immaturi, ma si passa attraverso questa azione ispirata da questa scintilla creativa si chiudono i cerchi e quindi si completa proprio il ciclo karmico. E c'è l'evoluzione, qua c'è un femminile che lascia che tutto quello che si manifesti sia direttamente dipendente dall'anima, non ci mette dentro il suo controllo e se ancora esce qualche cosina da riparare, lo equilibra subito e lo ripara immediatamente, proprio perché è consapevole che è lei a essere, come dicevo, padrona del suo destino. Quindi è un po' come se padrona nel senso che se lascia agire l'anima è lei che manifesta e c'è una sorta di armonizzazione anche con situazioni di persone che sono intorno, quindi c'è se prima magari c'era un po' di contrasto, un po' di diffidenza anche nei confronti di queste coppie che si sono formate di fiamme, a questo punto anche le persone che sono intorno vedono questa energia di equilibrio, di amore e si armonizzano senza più interferire. E ecco, e qua ti sta dicendo avete, qua c'è alto onore, alta onorificenza. Qua abbiamo combattuto, questo è un qualcosa che arriva se arriva in evoluzione, vuol dire che si è combattuto strenuamente, si è raggiunto proprio un livello altissimo di onore, si è completato il ciclo e ora qua c'è proprio l'equilibrio che sta dettando, proprio l'equilibrio di tutta. Praticamente diciamo che questa energia manifesta, è lasciata libera di manifestare e manifesta questa armonia a tutti i livelli. E qui abbiamo il rilascio completo del passato. Qua c'è, è avvenuta la trasformazione. Qua mi sta dicendo che il maschile sta manifestando la trasformazione perché il femminile ha completato il ciclo, quindi ora lui deve manifestare questa trasformazione. Vedete che è completamente tutto in risonanza e c'è il credere, abbandonarsi e il cambiamento avviene proprio perché c'è il credere a questa, diciamo, l'energia che si sente dentro, a questo amore incredibile e quindi si partorisce la coppia e quindi comincia proprio la manifestazione a tutti i livelli.
E c'è appunto emozioni, ci possono essere ancora emozioni un po' contrastanti perché ci sia una passione incredibile, questo è ancora un po' fa parte di quello che potrebbe emergere, che va un po' riparato perché queste energie fortissime sono anche, suscitano, vanno a toccare l'emozione, vanno a toccare delle corde particolari e quindi manifestano emozioni fortissime, passione estrema, ma che appunto deve essere comunque equilibrata per non creare dei pasticci. E infatti c'è proprio il senso della temperanza, qua c'è proprio un femminile che ha unito sacro e materiale, insomma, e quindi adesso è pronto proprio a creare, il maschile è pronto a sua volta a manifestare tutto, proprio perché c'è l'integrazione con questo maschile imperatore. Il maschile imperatore perché il maschile è maturato, il maschile è stato inglobato, diciamo, inglobato non mi piace, è stato interiorizzato e quindi il femminile sa il suo maschile ormai pronto a manifestare tutto. E ci sono appunto le ultime cose da rivedere, appunto stavo dicendo, se ancora si manifesta qualche cosa del passato, queste sono le rovine del passato, qualcosa di molto concreto, molto compatto, molto duraturo, perché sono le energie appunto karmiche, e qua se ancora si manifesta qualche cosa, il femminile è pronto a rilasciare, a riparare, quindi c'è proprio la consapevolezza e c'è lo specchio, quindi sa il femminile che quello che sta costruendo il suo maschile lo manifesterà. Già il suo maschile interiore, ma anche il suo maschile esteriore. Diciamo che questa è proprio una conferma delle situazioni precedenti. C'è proprio cioè gli angeli ci stanno confermando che l'energia che abbiamo visto nelle settimane scorse continua in questo modo. Quindi c'è un maschile che sta maturando, il femminile ha raggiunto un suo equilibrio, se ancora è sfidata, ha ancora un po' di controllo, qualche cosa che viene fuori, che deve essere appunto equilibrato e pronta a riparare, a creare equilibrio, quindi sa appunto e c'è una consapevolezza estrema di quello che sta accadendo e quindi c'è un maschile che sta manifestando tutta la sua verità, la luce della sua verità, la contatta e la diffonde proprio tutto intorno a sé. E quindi un maschile luminoso, luminoso, ancora un po' crea ancora qualche pasticcetto, nel senso che come così come il femminile che deve riparare ogni tanto qualcosa che viene fuori, il maschile specchia, rispecchia tutto questo e quindi ancora a volte fa un po' di pasticcetti, però poi comunque tutto viene armonizzato e tutto è portato proprio alla bellezza estrema. Quindi stiamo veramente andando verso un maschile e un femminile che si stanno unendo incredibilmente, sono consapevolmente l'uno lo specchio dell'altra. Allora, andiamo a vedere che cosa mi parla di allora, un'energia del cuore del maschile e un'energia del cuore del femminile. Cominciamo da quella maschile, cosa vuol dire al suo femminile? Potrebbero essere anche non fiamme, io mi concentro sulle fiamme, ma possono essere benissimo relazioni appunto di altro tipo, sono tutte, non è che una è migliore dell'altra, ci sono diverse modalità e ogni piano è perfetto nella sua unicità. Allora, andiamo a vedere la carta del cuore per il maschile, se me ne fanno emergere una dal gruppo. Una sola, non tante, perché vogliamo essere proprio molto precisi nel poterle interpretare in modo da non avere troppe informazioni, quelle giuste. Vediamo le informazioni giuste, i nostri angeli. Maschile, maschile, di qualcosa sul maschile. Cosa sta provando per il suo femminile? Ok, vediamo un po'. Trasformazione, eccolo qua. La vostra relazione con qualcun altro è molto profonda. L'amore trasforma e diciamo sì, è in grado di trasformare ogni cosa. Quindi quando ci sono ancora delle situazioni importanti e con, diciamo, di energia cristallizzata, non preoccupatevi perché l'amore può trasformare ogni cosa. Quindi anche se siete preoccupati col vostro maschile, magari sembra ancora bloccato, sembra ancora, diciamo, un po' preda di paure, eccetera, non vi preoccupate perché l'amore trasforma tutto e qua ce lo stanno confermando, la trasformazione è in atto. Adesso invece vediamo il femminile. Immagina. Ok, di tutti i vostri pensieri si dissolvono nella luce.
e creino, diciamo, una situazione in cui ci sono nuove opportunità e possibilità per la vostra vita. Quindi in realtà tutte le immagini e tutto quello che sono i pensieri che non sono, diciamo, piacevoli, quindi tutto quello che può emergere, inondatelo di luce, lo trasformerete e lo rilascerete, quindi tutto diventerà opportunità e possibilità per la nostra vita. Allora, carissimi, io direi che diciamo ancora, vediamo ancora un'energia, diciamo, degli astri per il maschile. Energia degli astri per il maschile che ci parlano appunto di quello che è l'energia maschile in questo momento. Perfetto, si sta affidando alla luna, all'energia della luna e quindi sta operando il cambiamento animico. Femminile, Plutone, trasformazione e si manifesta tutto quello che è già la manifestazione della trasformazione. Quindi in realtà qua ci sta parlando proprio della trasformazione del maschile, specchi, attenzione. Qua si diceva che si entra animicamente proprio in un amore profondo che opera i cambiamenti e quindi questo è quello che sta facendo il maschile come uno specchio e come specchio qua c'è il femminile che trasforma e manifesta questa trasformazione e quindi c'è proprio il senso dell'essere uno specchio dell'altro. Quindi vedete quanto sono in risonanza maschile e femminile in questo momento. Quindi continuiamo su queste energie meravigliose, non preoccupatevi delle tensioni che possono emergere. Perché tutto sta convergendo nell'unione e nell'armonia, però a volte c'è bisogno di questa tensione proprio per poter fare il passaggio successivo. Quindi non perdete la speranza, anzi, mantenete alte le vibrazioni, mantenete la credenza. Guardate che qua ci dice che tutto ciò che credere è vero. Credi in questo viaggio e questo opererà il cambiamento e farà, diciamo, partorire l'amore. Quindi qua veramente c'è un qualcosa che si sta aprendo a livelli altissimi che nemmeno immaginiamo e il processo di passaggio, di trasformazione è in atto. Quindi qua questa settimana sarà una conferma. Diciamo, non ci saranno cose eclatanti, almeno non ci sono delle energie che ci parlano di qualcosa di eclatante, ma ci parla qualcosa di assolutamente in risonanza con la trasformazione in atto, quindi continuate a perseverare nell'amore e non lasciatevi prendere da paure, da ferite, da controllo, perché tutto sta portando all'amore. Allora, un abbraccio a tutti, carissime, carissimi e carissime, a presto!